Nathan Never numero 66, si scrive Adija, si legge poesia. Agenti Alfa, bentornati sul canale. Inauguriamo questa maglietta tutta ad un pezzo nuova nuova con un video a richiesta, cioè una bella chiacchierata sul numero 66 Adija, un numero del lontano novembre 1996, con un Nathan Never al top della forma, anche se a mio modesto parere anche oggi non se la passa niente male. Dicevo, un video a richiesta perché uno degli iscritti me l'ha chiesto nei commenti. Io ogni tanto mi vado a rileggere qualche vecchio numero di Nathan. E sinceramente avevo voglia di riprendere un po' le fila del discorso di Adija, perché Adija è un personaggio molto importante nella lunga serie di Nathan Never, avrà un ruolo centrale in alcune fasi ben precise, e questo è un numero molto molto particolare. Ma non solo, stavo anche riflettendo che da quando ho aperto il canale non ho mai fatto una video opinione su un albo la cui copertina è stata realizzata da De Angelis. Infatti ho parlato di qualcosina di più vecchio, di Castellini, ho parlato chiaramente di numeri più vecchi dove c'era già Giardo comunque, e mai di Roberto De Angelis. E quindi è una buona circostanza anche per celebrare il secondo storico copertinista di Nathan. Allora, questa è una storia particolare perché soprattutto gli autori, diciamo, sono conosciuti ai Nathan Neveriani, ma un po' meno ai lettori occasionali. Ci sono dei nomi che oggettivamente non si sentono da tanto tempo sulla testata, ve li dico subito. Allora, questo è un numero, dicevo, del novembre 1996, con soggetto e sceneggiatura di Alberto Lisiero e Gabriella Cordone, disegni di Ivan Calcaterra, copertina, abbiamo detto, del grande Roberto De Angelis. Ma chi è Adija? Beh, Adija è una donna molto bella che lavora nel ramo dell'informatica, benestante ma non ricchissima, con delle origini medio orientali, come tradisce il suo cognome Abd Hamal, o qualcosa del genere, non so come si pronuncia. Adija ha subito un trauma perché i suoi genitori sono morti quando lei era molto giovane, e da allora è sotto tutela di un robot androide che praticamente si occupa di lei e delle sue necessità. Chiaramente, pur essendo benestante ma non ricchissima, per mantenere la grande villa dove abita e per non rompere l'unico legame che ha con il suo passato, Adija è costretta a lavorare, e lavora a Latice, che è Tis, non so come si pronuncia, che è un'azienda di software informatici che hanno delle applicazioni soprattutto nel ramo delle automobili, insomma dei software dei computer di bordo. Nel frattempo noi qui veniamo a sapere che il rapporto tra Nathan Never e la segretaria Janine, perché forse molti non lo sanno, ma tanti anni fa Janine e Nathan Never hanno avuto una storia, anche recentemente c'era stato un riavvicinamento, questo rapporto è sempre più in crisi, perché comunque Nathan Never non riesce a creare una relazione stabile. Poi ci sono le solite riflessioni di Nathan sulla figlia ricoverata in un istituto specializzato, è il motivo di fondo per cui lui lavora all'agenzia Alfa, insomma con tutti i suoi casini mentali legati a tutto questo. Ricordiamoci che siamo al numero 66, quindi siamo nel sesto anno di Nathan Never. Questa grande saga deve ancora svilupparsi per tantissimi aspetti, e qui la giovane Anne è ancora una bambina piccola, quindi tutto quello che è successo dopo, insomma, avverrà parecchio in là. Qui siamo ancora un po' alle origini, dove Nathan Never si sta ancora crogiolando nel suo dolore. Destino vuole che questa Adija, che è di fatto anche un hacker, va a abitare temporaneamente vicino a Nathan Never. Nathan Never rimane folgorato dalla sua bellezza, e la cosa bella di questa storia è che noi vediamo Nathan Never nel suo quotidiano, un Nathan Never che si prepara la cena, un Nathan Never che si legge i suoi libri, un Nathan Never che si fa la doccia, un Nathan Never che chiacchiera con le sue vicine di casa, che era un grande classico, no, nel mondo di Nathan Never, e lui rimane folgorato da questa vicina che inizialmente pare ignorarlo, ma lui, insomma, in qualche modo è stato veramente rapito da questa bellezza medio orientale. Parallelamente c'è un'indagine dell'agenzia Alfa,
indagine dell'agenzia Alfa, perché l'azienda Latice, quella che abbiamo nominato poco fa, praticamente scopre che c'è un sabotatore all'interno della sua azienda e, nonostante le indagini interne che sono state fatte, non si riesce a risalire all'autore di questi sabotaggi perché il lavoro fatto è estremamente complesso, tanto che poi vedremo anche Sigmund farà veramente molta molta fatica a venirne a capo. Guarda caso, poi le due trame si intrecceranno e questo sabotatore era proprio Adige. Ora, siccome poi piano piano Nathan Ever fa breccia nel suo cuore e Nathan Ever non sa che l'agenzia Alfa sta indagando proprio su di lei e sui colleghi di Adige, perché nessuno sa chi realmente è questo sabotatore, perché poi appunto Adige è anche un hacker, come dicevamo prima, quindi fa il lavoro sporco e fa tutta una serie delle di lavori extra per arrotondare e potersi permettere il suo stile di vita e la sua villa così opulenta, diciamo, no? Nathan Ever però questo non lo sa. Quindi lui piano piano si innamora di Edija, questa vicinanza di appartamento praticamente li porta a cenare insieme, legare e fare amicizia, in qualche modo poi velocemente tutto concentrato in un albo, ma senza essere frettoloso, senza essere troppo così, con troppi cambi di scena, troppi buchi di sceneggiatura, no, fila veramente molto bene, cioè sintetico ma fila bene, non ci sono cose lasciate al caso che non vengono spiegate. E quindi piano piano Nathan Ever si innamora di lei e lei, che non voleva assolutamente avere una relazione perché era lì proprio per fare questo lavoro sporco da hacker, finisce col cedere, perché anche lei si sente sola, e cedere alle lusinghe di Nathan e tutte e due si innamorano. Ma qual è il problema? Il problema è che casualmente Nathan Ever viene a sapere che l'agenzia Alfa sta indagando su Adige. Come lo fa a sapere? Beh, perché in realtà su Adige stanno indagando Lex e May, o April, non mi ricordo bene. E quindi, quando notano che questa persona abita nello stesso palazzo di Nathan, hanno un sussulto e lo devono dire a Nathan. A questo punto Nathan viene a sapere tutto questo, va in crisi perché dice: no, ci penso io. Cioè, voi tenetevi fuori, non chiedetemi perché, per come, ci devo pensare io. Quindi Nathan praticamente trova il coraggio ad Adija di dire tutto questo. Adija crede che Nathan l'abbia solo usata, ma poi capirà che in realtà non è stato così. Da quel momento Adija sarà seguita da un ottimo avvocato che noi conosciamo bene, Olivia Holling, che spesso e volentieri, soprattutto nella prima parte della vita editoriale di Nathan, è apparsa tante volte. E quindi si fa intendere che Adija comprende la sincerità di Nathan Never, che i due si conciliano e l'albo finisce con i due che danzano in un salone della villa di Adige. Insomma, questa è poesia, perché si vede Nathan Ever che comunque si vuole occupare realmente di questa persona, che non è stato un fuoco di paglia, mette davanti, diciamo, il suo dovere comunque a questa storia d'amore, promettendo comunque di aiutare Adige, perché riuscirà poi a capire nel tempo perché lei faceva tutto questo, e Adige diventerà un personaggio fondamentale della saga di Nathan, perché per molti albi, per diversi anni, loro due staranno assieme. Nathan andrà a abitare presso la casa di Adige, e la cosa sembrerà un po' una forzatura, perché sinceramente un Nathan che va a vivere nel lusso farà storcere il naso tanti, tanto che poi nel tempo si tornerà indietro rispetto a questa scelta. Però diciamo che Adige sarà un personaggio assolutamente fondamentale, perché avrà negli anni un destino molto particolare che farà emergere il lato peggiore di Nathan. No, non dico nulla, insomma, chi ha letto poi tutta la saga di Nathan, chi sa benissimo cosa successe col collega di Nathan, Andy Haviland, eccetera, eccetera, sa a cosa mi riferisco. Insomma, è una storia che parla di sentimenti umani, non è una storia di fantascienza, ed è l'ennesimo appello che faccio agli amici che non si approcciano a Nathan perché hanno terrore di avere a che fare con la fantascienza. Quando leggete libri così, insomma, di fantascienza c'è poco o niente. Cioè, la fantascienza è un pretesto per creare l'atmosfera, quello che c'è in giro, ma questo albo racconta una storia d'amore, una storia di solitudine di due persone che si mettono assieme nonostante i tanti guai, e si capisce che da lì in poi saranno uno una colonna per l'altro. Quindi la fantascienza c'entra ben poco, se non veramente vedere i palazzi, le macchine che volano, però comunque la storia è quella di due persone sole
che si stanno macerando nella loro solitudine e che finalmente, stando assieme, danno origine a una relazione molto importante dove veramente entrambi saranno tutto l'uno per l'altro. Adige, dicevo, sarà fondamentale, apparirà in molti albi, fino poi a un epilogo particolare di qualche tempo dopo, che vi consiglio pian piano di andare a leggere. La cosa bella di questo albo è stata, secondo me, anche ritrovare qualche autore che poi nel corso degli anni si è perso. Ogni volta che io leggo i vecchi Nathan Never, ma anche i Maxi o gli Agenzie Alpha o gli altri spin-off, vedere i nomi di tanti autori, sia disegnatori che sceneggiatori, che oggi non vediamo più sulla testata, ci fanno capire quanto fosse veramente ricco sperimentare il mondo di Nathan Never, ma questo l'abbiamo detto tante e tante volte. Adija lo ritengo un numero fondamentale per l'intera saga di Nathan, perché darà origine, poi lo ripeto nuovamente, a delle svolte particolari che vedremo nel corso della saga, e soprattutto ci racconta un personaggio che non è un personaggio qualunque, perché eccezion fatta per Janine e per Sarah McBain, il procuratore con il quale a più riprese Nathan avrà delle relazioni, direi che Adija è quella che nel nostro immaginario è stata la vera fidanzata ufficiale di Nathan per tantissimo tempo. E i due non si separeranno per loro scelta, ma per dei fatti che chi leggerà Nathan Never poi lo scoprirà. Altre relazioni che ha avuto Nathan, come ad esempio una passeggera con una certa Angela, lasciano il tempo che trova. Insomma, Nathan è stato uno poi da relazioni molto fugaci, e Adija è stata quella che forse noi ricordiamo con più, non con più affetto, però è stata quella più incisiva, che ha avuto nella quotidianità di Nathan un ruolo un pochino più concreto, perché poi la stessa Sarah McBain era legata a Nathan, ma aveva dei ruoli tutti suoi, insomma, era troppo invischiata nella politica, nelle macro trame, era un personaggio centrale che a volte anche andava a sovrastare l'importanza di Nathan, mentre invece Adija era un elemento di quotidianità del nostro musone. Quindi tutto quel periodo lì è stato un periodo molto particolare, molto bello, dove Nathan Never sembrava un po' più umano, sembrava uno di noi. Quindi, insomma, io non faccio altro che consigliarvi questo vecchio albo. In fondo c'è la pubblicità del numero 67, che era l'enigma della caverna. E poi ogni tanto, chissà, magari riuscirò a portare qualche albo vecchio. Il problema è che manca il tempo, e se no io magari farei anche 2 video al giorno, però ahimè il tempo manca. Spero ultimamente di aver dato un po' un'accelerata, di aver proposto un panorama un pochino più valido, e perché no, ogni tanto qualche bel tuffo nel passato del nostro Nathan proprio ci sta. E quindi corretta a recuperare Adija, perché è veramente un grande albo. I disegni sono molto interessanti, ma sono un po' figli di quel periodo, nel senso che non è un disegno con chissà quali sperimentazioni. Nathan Never, che a quel tempo eravamo abituati a vedere, ci sono delle belle scene di azione, ci sono pochi retini, non ci sono sfumature, ci sono proprio bianchi e neri ben netti, con espressioni che mi ricordano davvero il Nathan di quei periodi. Secondo me il Nathan di oggi è comunque più raffinato, più ricercato in generale. Era un fumetto un pochino più spontaneo dal mio punto di vista, ma ci sono anche delle belle scene così, insomma. Come vedete, la griglia bonigliana qui è anche stata un po' stravolta, però era proprio il disegno classico della prima parte della vita editoriale di Nathan Never. Un disegno fresco, spontaneo, giovane, senza picchi particolari di sperimentazione. E comunque anche giusto inquadrare questi albi nel contesto storico, ecco, in cui sono usciti. Spero quindi che questo revival vi sia piaciuto, spero che vi piaccia la mia maglietta di Nathan, anche perché al Bonelli Store o vi comprate questa o non c'è nient'altro. Quindi il Bonelli Store praticamente è un tax store, non è un Bonelli Store, perché c'è solo roba di Tex e di Dylan Dog. Quindi gli altri personaggi contano come due di picche, però, ma almeno questa sono riuscito a procurarmela, chiusa parentesi. E se questo tipo di video vecchi vi piace, con qualche numero preso qua e là, ditemelo, che se riesco qualcosina vado a pescare e ne parleremo insieme sul canale. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.